Questo video è offerto da... Tu anche da terzino oltre che da bomber, ti abbiamo visto in difesa. No, è così, un squadra, un gruppo, c'è chi fare questo sacrificio per vincere, ma questo è normale. E faccio questo con piacere sempre. Può essere sembrato il gol più semplice di sé, in realtà no. Cioè, quanto ci è caduto in quel pallone, nella direzione del difensore, che il pallone arrivasse proprio lì? Sì, quando prima ho preso la palla mi sono andato subito, perché io sapevo che lui metteva quella palla lì. E è stato felice di concludere in gol, per me è importantissimo. Ma non solo questo gol, però sono felice per questo gol, però più felice di questo tre punti importantissimo. Non solo per me, per questo gruppo, per questo tifoso che merita tanto e per questa società. Senti, in avvio di partita però hai avuto un buon pallone, che è successo? Hai incespicato? Sì, questo è difficile spiegare, non lo so che è successo lì, volevo cacciare, dopo mi è scappato la palla, non lo so che è successo, però... Pensi di essere tornato ai livelli di Brescia del tuo primo anno in Italia? No, io non è difficile parlare così, perché quando faccio gol sempre stai a livello, stai a un buon livello, ma per me non è importante questa cosa di singoli, sono qui questo anno, è chiaro, se faccio gol è importantissimo per me, no? Però io ho lasciato chiaro per la società che ho venuto qui questo anno per portare in alto Latina, non solo io, durante entro in campo voglio fare sempre gol. Per me anche se non faccio gol, se la Latina vince è importante lo stesso. È arrivato il momento di fare un gol su punizione, ce ne danno poche, però insomma visto anche in settimana continui a prepararle, a batterne tante. Sì, sì, però non è arrivato nessuno sempre da lontano, poi sono da lontano, ma stiamo lavorando, dai, piano piano passiamo. Hai parlato di una missione di portare la Latina in alto, ma voi concretamente potete gestire un campionato da playoff fino alla fine? Sì, guardiamo ogni partita, no? Come disse Mister Breda, guardiamo ogni partita, questa è stata una partita difficilissima oggi e questo che si sirva di lezione per la prossima partita. Entriamo con l'atteggiamento giusto e potevamo fare grande cosa. Già, dite sempre di guardare partita dopo partita, però la squadra mediocre vince a Palermo e con la Juve Stabia non fa punti. La squadra forte vince a Palermo, 400 tifosi che vi aspettano a Latina, la settimana dopo gioca con l'ultima in classifica e vince. Vi sentite effettivamente una squadra ad alta classifica? No, adesso sì perché siamo lì. Però dobbiamo lavorare ancora, dobbiamo migliorare, dobbiamo lavorare tanto, solo così portiamo in alto Latina. Questo è il nostro segreto è un gruppo. No, per questo stiamo vincendo e stiamo bene in campionato. Senti, ma non è che a furia di segnare ti succede qualcosa a gennaio? No, non voglio parlare di questa cosa, solo voglio giocare, voglio divertire e secondo me sono felicissimo qua con questo gruppo, con questa società, con questo tifoso che sempre viene in stadio a vedere e per me è stazione, sono più felice di quella anteriore. Trovi una Serie B diversa rispetto a quando l'hai affrontata a Brescia? No, Serie B è sempre lo stesso. No, vince sempre singoli, no? Vince sempre squadra che gioca in collettivo. Noi vinciamo sempre con un, due giocatori, però io sono guardato tanta partita lì che c'è sempre due, tre giocatori, ma c'è tanto giocatore lì che non fa un metro per la squadra. Noi no, noi è una squadra che l'attaccante viene in difesa per marcare, anche se io sentito primo di attaccante non fa gol, però anche noi difendiamo, per questo è importante, l'invincibilità dei difensori, anche noi abbiamo merito di questo, noi attaccanti.
e riusciamo a fare gol, e questo è una cosa impressionante. Al di là di quello che fai in campo, stai lavorando come un matto anche fuori, ti alleni anche quando sono previsti i giorni di pausa. Hai mai pensato di esserti giocato male le chance l'anno scorso in Serie A, magari più a Pescara che non a Torino? No, questo è una cosa che è successo. Io purtroppo non ero preparato fisicamente, mentalmente, e sono andato lì come loro sanno, Pescara è andato male. E dopo sono andato a Torino e ho fatto meglio, perché Torino è una squadra che sempre è metà classifica, questo è normale. E questo anno sto preparando nel modo giusto, no? Sto lavorando a casa, perché io non voglio essere uguale a tutti, voglio essere diverso, perché se io lavoro a parte, se io arrivo in campo un po' meglio, si sto.